Allora, lo sciopero è stato fatto prima, c'era una cooperativa, si chiama Cofamo, ha un partner logicamente. Questa cooperativa ha perso l'appalto, è entrata Unilog, che ha un'altra cooperativa associata, si chiama Alice. Ha preso questo appalto, però ha detto che loro prendono solo, dall'inizio ha detto da 25 a 28 persone. Da 25 a 28 persone sono scese a 20. Abbiamo fatto un incontro con Luca Ferrari, ha dato la sua disponibilità, che senso lui prende tutti i ragazzi, assume tutti i ragazzi e non ci sono problemi. Però lui ha detto datemi un tempo di 3-4 ore e poi rispondo. Nell'arco di 3-4 ore ha risposto con un'email al sindacato, dice che io non posso assumere tutti. Il giorno dopo ha cominciato a chiamare le persone nell'azienda dell'altra parte, uno a uno, facendo un contratto, un mese di prova. Una persona che ha 10 anni lavora, 8 anni o 12 anni, tutti presenti con un contratto di un mese di prova. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo fatto una battaglia prima con Cofamo, abbiamo ottenuto il nostro contratto nazionale, abbiamo portato il buon pasto, i primi 3 giorni di malattia, tutto. Cioè, vengono queste persone qua o questa azienda che dice no, io il contratto nazionale lo facciamo, ma non con questo modo qua. Non è che siamo noi andati da loro, ma loro hanno preso l'appalto e te devi prendere l'appalto com'è. È così. Cioè, questo è il punto che è nostra lotta. Poi abbiamo cominciato questo picchetto qua, che noi non facciamo né uscire né entrare in camion, fino a che non otteniamo i nostri diritti. Solo questo. A parte che hanno chiamato anche la polizia, hanno picchiato della gente, sono arrivati l'ambulanza. Cioè, per quale motivo dobbiamo arrivare a questo punto qua?